Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: "Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano." Egli rispose: "Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò." E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: "Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te." Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito siano in me." Egli soggiunse: "Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà." Mentre continuavano a camminare e conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: "Padre mio, padre mio, carro di Israele e suoi destrieri." E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: "Dov'è il Signore, Dio di Elia?" Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò.